Messi, pallone d'oro. Siete d'accordo? Perché dico siete d'accordo? Io sì, un po' sì, per quello che ha fatto vedere nei campionati in Qatar, però è anche vero che mezza stagione lui se l'è fatta in America. Qua il pallone d'oro doveva essere il giocatore che gioca in Europa più forte, eccetera, eccetera. Vabbè, facciamo così. Facciamo che chiunque scrive Messi e va bene, anche perché la formula è un po' particolare, si danno tre nomi e in questa triade di nomi c'è sempre lui, c'è sempre Messi. Chi erano i concorrenti? Haaland, ma secondo me Messi ha fatto meglio, Mbappé. Mbappé ha perso la finale, quello conta e conta tanto. Oltretutto Mbappé col Paris Saint Germain non è che è andato oltre, credo, la semifinale, no, neanche il quarto di finale, quindi va bene. L'Italia ne porta 4 giocatori il campionato italiano: Osimhen, Balasceglia, Lautaro Martinez e Barella. L'Italia, credo, è un solo giocatore, cioè un solo italiano. Questa è una cosa brutta, veramente brutta. È Barella, in effetti è lui il giocatore un po' più vivace, più dinamico, ma dopo tutto non ci siamo qualificati al campionato mondiale, quindi che vogliamo? Cioè davvero, non possiamo fare altro? Una piccolezza, ma il pallone d'oro non si dava l'8 dicembre, qua è tutto sballato adesso, c'è ancora caldo, vado in giro per la mia città e vedo già le vetrine di Natale e io non ne sto capendo niente, infatti mi chiedo, ma dopo quest'ora solare, dopo, credetemi, qua giù al sud, cioè sud Italia, c'è un caldo che dici, ma che cos'è? Ferragosto o ci stiamo avvicinando a Natale? Ma questo è un altro discorso. Comunque, ma non si dava l'8 dicembre, cioè non era l'8 dicembre che si dava il pallone d'oro, adesso tutto sballato, tutto, non riesco più a capire più niente. Né comunque, ritorniamo sul pallone d'oro a Messi, sicuramente un giocatore che ha fatto la storia e che quando finirà di giocare si capirà quanto importante è stato. E non è stato importante col Paris Saint Germain, perché se Mbappé non è stato importante, non è stato importante neanche lui. Ci sono pochi giocatori del Manchester City, vabbè, c'è Haaland, ma Haaland stesso in Champions non ha fatto granché, e lo stesso vale per De Bruyne, che si è qualificato quarto. Comunque, ritorniamo sui nostri giocatori. Chi abbiamo messo sul piatto? Chi abbiamo apparecchiato? Abbiamo apparecchiato 4 giocatori. Osimhen, che è quello che è andato più vicino, diciamo, verso i top e la vetta, e ci sta. Ci sta perché è forte, capocannoniere l'anno scorso, e secondo me è un po' limitante il Napoli. Potrebbe essere limitante il Napoli per Osimhen, anche se lo vorrei vedere di un'altra... in altra dimensione. A me piacerebbe vederlo al Bayern Monaco, cioè quella, però Jack Cechkin non è neanche giocatore da Premier League, secondo me. Però questo, secondo me, la Premier League è strana, è veramente strana, devi segnare tanto da fuori area, infatti vedete quanti gol da fuori area fa Haaland, è un po' particolare la Premier League. Detto questo, però Osimhen il top fra i nostri giocatori. Secondo, se non sbaglio, Varaschelia, e Varaschelia prende pochissimo fra tutti quei giocatori che si vedete in questi top 30, credo che sia quello che prende di meno, e qua un po' si deve svegliare comunque De Laurentiis, cioè questo è, sta tirando la carretta. Il Napoli con e senza Varaschelia in questo minuto sono due Napoli diversi, cioè i punti che ti porta Varaschelia è forte, questo ragazzo non ha una clausola, quindi rimane a Napoli, però fare rimanere così, cioè, un controsenso. Credo che alcune volte l'adeguamento è giusto, anche nel lavoro, anche per chi è al lavoro, cioè adeguare le tue capacità, quello che stai facendo. Quanti di quelli che mi seguono, molti vanno a scuola ancora o all'università e quindi queste cose non lo sanno, ma alcuni invece lavorano, altri sono imprenditori, quindi se ne fregano, ma quelli che lavorano lo sanno. Certe volte si fanno dei lavori e tu dici, ma come, il mio collega prende 2 e io prendo 1 e io faccio più di lui, cioè queste cose non sono belle, non sono mai belle. Comunque, detto questo, Varaschelia. Dopo c'è Lautaro Martinez, che lui ha vinto il campionato del mondo, anche se non ha brillato in Qatar, però ha fatto un rigore, diciamo, con l'Olanda, il rigore finale, nella finale è entrato alla grande, cioè va bene, ci sta, un nome conosciuto, oltretutto sta andando bene, questa parte di stagione la sta facendo molto bene. Quello è il nome pesante, il nome pesantissimo che io vi dico da interista, se l'Inter dovesse andare proprio a boccheggiare a livello economico, quello è Lautaro che ti può dare i 140-160 milioni, lui, solo lui. E in parte anche Barella, io un po' l'avevo criticato all'inizio stagione, fino a poco tempo fa l'ho criticato perché non mi piaceva il modo di porsi, già si sentiva il super giocatore e sta ritrovando un po' di umiltà, che è quella che deve ritrovare. Mi piace molto perché guardate che Barella sbaglia pochi stop, pochi passaggi, cioè a livello di tecnica individuale è migliorato tantissimo.
però si sta muovendo meno, ha meno grinta, arriva un po' in ritardo sul pallone, magari è una questione atletica, solo una questione di preparazione, deve lamentarsi meno con i compagni, però effettivamente se andiamo a guardare i giocatori italiani, credo che al momento sia il più forte. Chi manca? Io sono andato così a mente, Leao forse manca perché aveva fatto anche un buon campionato del mondo, però Leao brilla in Italia, ma fuori dall'Italia non è che proprio se lo vanno a guardare o si chiedono chi è Leao, non, forse in Portogallo, ma se andate in Francia, in Danimarca, in Svezia e chiedete a Leao, non so se lo conoscono, ve lo dico con tutta franchezza. Giroud, ma Giroud è già un po' anzianotto, però Giroud ci potrebbe stare, secondo me. E il Milan, non so chi prendere del Milan dell'anno scorso, perché quelli di quest'anno, anche quelli di quest'anno non è, forse Maignan. Ecco, Maignan l'avrei messo fra questi 50 del... e in parte Hernandez, anche Teo Hernandez ci poteva stare fra questi 30 del... diciamo scremati del pallone d'oro. Sicuramente, anzi, i francesi, Maignan e Hernandez, ma non Leao e non Giroud. Detto questo, la Juventus, chi potrebbe offrire? C'è la Chiesa, ma a Chiesa l'Italia ha fatto quello che ha fatto, dopo la Juventus è andata così male in Champions, Vlahovic, ma Vlahovic è un nome nostro, Vlahovic è un nome italiano, perché appena uscito dall'Italia tutti che a dire 80 milioni, 90 milioni, ma dove? Assolutamente, se te lo valutano 30-40 è già tanto, ve lo dico. Perché la convinzione, secondo me, la percezione che hanno dei nostri giocatori è diversa da quella che abbiamo noi. Ed è anche un po' normale, ma noi italiani siamo un po' troppo sboroni sotto questo punto di vista. Chi del Napoli, altri del Napoli, chi ci sarebbe? Di Lorenzo ci poteva stare, quello ci può stare, un giocatore di livello. E Bastoni, ma Bastoni questa parte finale dell'anno la sta facendo malissimo, a me non piace, a me Bastoni ricorda un po' Ranocchia, spero di no e spero di sbagliarmi, cioè che era partito benissimo e dopo aveva giocato sempre peggio. Non credo che ci siano altri grandi. Donnarumma, ma Donnarumma ha fatto le cose sue, diciamo, non belle, le ha fatte col Paris Saint Germain. La tradizione non può mancare, non so se la sentite che sta passando una sirena, non può mancare, ragazzi, non mancherà mai nei miei video, ormai la lascio stare come tradizione, come assolutamente come tradizione. Detto questo, questo è il pallone d'oro. Se io dovessi andare a fare il pallone d'oro, ecco, del campionato italiano, dei giocatori che giocano nel campionato italiano, effettivamente io il pallone d'oro lo darei a Osimhen. Il pallone d'oro lo darei a lui, è lui che ha vinto lo scudetto. Il pallone d'argento, che non ho mai capito perché non lo fanno, ma il pallone d'argento anch'io lo darei a Baraschelia, e il pallone di bronzo a Lautaro Martinez per quello che ha fatto nella seconda parte, soprattutto nella seconda parte, ma anche i gol a Barcellona, cioè i gol li ha fatti, cioè Lautaro ha fatto i gol in semifinale col Milan, ragazzi miei, cioè i gol pesanti lui li ha fatti e ha vinto pure la Coppa del Mondo, quindi gli diamo il pallone di bronzo. Dopodiché avrei preso Barella, dopodiché forse avrei preso Hernandez, avrei preso Maignan, che dopo quest'anno, la fine di questa stagione, stanno facendo maluccio, però l'anno scorso hanno fatto bene. Che altro c'è? C'è quale altro giocatore? Dicevo Di Lorenzo, ma questi sono. Vicario, il portiere dell'Empoli, che ha fatto benissimo. Siccome mattina credo che ne sta passando un'altra, fra poco arriva, boom, la seconda sirena, raddoppiamo, facciamo la doppietta, la sento già da lontano, ma magari se ne va un'altra strada. Detto questo, questo è il mio 50 centesimi per parlare di questo pallone d'oro, che ripeto, da quando c'è stata quella situazione con Milito, che fece la doppia, allora Milito fu capocannoniere del campionato italiano, vinse il campionato italiano con l'Inter, interrompiamo tutto, vinse il campionato italiano con l'Inter, eppure fece la doppietta in finale contro il Bayern, segnò nella semifinale contro il Barcellona e non fu messo fra i 50, e nessuno dell'Inter vinse il pallone d'oro quell'anno, cioè giusto per darvi un'idea. Però il pallone d'oro è così, viene votato dai giornalisti, dagli allenatori, insomma dagli uomini, non credo, non so se sono i procuratori, non lo so, non credo, ma gli allenatori, i giornalisti, credo che sono loro a mandare questa scontra di nomi. E vabbè, non c'è Ronaldo, non si è più visto Ronaldo, è finito Ronaldo, e effettivamente, ragazzi, io su Ronaldo voglio dire una parola, l'ultima parola, diciamo, di questo video. Lui ha vinto, e dice, parla sempre, ho vinto 5 Champions, le ha vinte con Real Madrid, ma il Real Madrid senza di lui ha vinto di più, cioè il Real Madrid da quando andò via Ronaldo ha vinto 3 volte consecutiva la Champions League. Questo per dire, Ronaldo invece affossò la Juventus e aveva affossato anche il Manchester United, tutte e due affossate.
Io ho la mia idea su Ronaldo. A me non è mai piaciuto, certo, un giocatore che segnava nel meglio, però troppo è un Icardi, diciamo, molto più forte, che hanno bisogno di tutti i palloni per lui. E va bene, bravo, bravo, 10 palloni per te, ne segni uno. Però questa è la mia idea su Ronaldo. Io fra Ronaldo e Messi, prima mi rubava gli occhi Ronaldo, ma adesso che seguo molto di più il calcio, la penso come la pensano molti allenatori: prendo Messi tutta la vita perché mi fa girare tutta la squadra, mentre per Ronaldo devi giocare solo per lui. E infatti con Real Madrid si è visto, appena andato via lui, Benzema ha preso il pallone d'oro, perché comunque era il Real Madrid che ti faceva forte, era il Real Madrid che ti faceva forte. E il Portogallo vince l'Europeo senza di lui in finale, cioè non dimenticate, quindi il Portogallo era forte pure di suo. Comunque, questo i miei 50 centesimi, iscrizione, ragazzi, alla prossima, ciao ciao.